Buonasera, io vi ringrazio a nome della Rete Como Senza Frontiere e vi leggo il comunicato che abbiamo scritto. Crediamo che noi, qui presenti, abbiamo il dovere di esserci. Abbiamo il dovere di tentare di riscattare la dignità di Como, una delle città più ricche del mondo, sempre più preda di impulsi egoistici, di disprezzo e fastidio per i poveri, di un'ubriacatura consumistica, intollerante, razzista. Oggi siamo qui contro la propagandistica decisione dell'amministrazione comunale che ha dichiarato di voler impedire con un cancello l'accesso a questo portico, sotto cui ci troviamo adesso, agli emarginati, ai migranti, ai poveri, che proprio questa amministrazione e le amministrazioni che l'hanno preceduta non hanno voluto vedere e aiutare. Prima di arrivare alle miserie di questa città, alla periferia dell'impero, vorremmo alzare lo sguardo sull'altrettanto misero contesto globale. 10 giorni fa si è consumata la strage di Pilos, 2 mesi fa la strage di Cutro, 10 anni fa il grande naufragio di Lampedusa. Questi orrori sono la conseguenza di politiche che vogliono impedire alle persone migranti di arrivare legalmente in Europa. Como Senza Frontiere, insieme a tante altre organizzazioni, denuncia da anni i respingimenti, la criminalizzazione della solidarietà, l'omissione di soccorso, i ritardi nei salvataggi, i luoghi di detenzione come i CPR, l'esternalizzazione delle frontiere e la cooperazione con paesi non sicuri. Queste politiche causano violenza e morte. Tutto questo mentre le condizioni nei paesi d'origine dei migranti peggiorano sensibilmente. L'UNHCR ritiene che sono oltre 100 milioni i profughi nel mondo. Solo una minima parte di essi tenta di raggiungere l'Europa, ma è sufficiente per scatenare il peggio della nostra società. Come Como Senza Frontiere chiediamo innanzitutto verità e giustizia per le vittime delle frontiere, in particolare per i recenti morti di Pilos, sperando che vengano chiarite le dinamiche del naufragio e individuati i responsabili, senza che vengano colpevolizzate le persone migranti, costrette a ricorrere a questi viaggi della morte per entrare in Europa. Chiediamo che l'Unione Europea garantisca rotte sicure e legali verso l'Europa, quale unica soluzione possibile per evitare i morti in mare e lungo le rotte via terra. Chiediamo un cambiamento di quelle politiche che determinano conflitti e squilibri economici inaccettabili. Di fronte alla mattanza quotidiana del Mediterraneo, l'imponente ricerca di poche persone danarose in un sottomarino è la plastica rappresentazione di un mondo profondamente ingiusto, che noi non siamo disposti ad accettare, perché ogni vita conta, non solo quella dei ricchi. È questo principio che abbiamo tentato di riaffermare più e più volte nelle piazze di questa città. L'abbiamo fatto portando le foto dei nuovi desaparecidos. L'abbiamo fatto denunciando le scelte odiose della giunta Landriscina, che ha reso Como un laboratorio nazionale di intolleranza e classismo. Proprio davanti a questo portico abbiamo manifestato nel 2017 per riaffermare un principio elementare per una società che si dà lustro di essere civile. Multare chi assiste i poveri è disumano, gettare nella spazzatura le coperte di chi dorme per strada è disumano, togliere l'acqua a chi vive per strada è disumano. Questa nostra azione è stata per lo più ignorata da un territorio sordo e indifferente, ma ha anche suscitato avversione e aggressività nelle forze politiche, che hanno costruito consenso elettorale e rendita economica dalla propaganda sulla pelle degli ultimi. L'attività di Como Senza Frontiere è stato il pretesto del Veneto Fronte Skinhead per fare irruzione durante la nostra assemblea nel novembre 2017, con lo scopo di diffondere un delirante proclama sul falso problema dell'invasione. Oggi siamo qui anche per contestare la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Milano, che ha derubricato il reato di violenza privata a messo in scena arrogato, sovvertendo il giudizio di primo grado. Le motivazioni della sentenza sono di una gravità che va al di là di noi, perché stabilisce che se qualcuno non riconosce la paura nei tuoi sguardi, allora non c'è reato, e ciò crea un precedente pericoloso a svantaggio delle vittime di qualunque reato.
Le organizzazioni neofasciste sono criminali e illegali e costituiscono un pericolo ben più concreto della presunta invasione dei migranti o dell'emergenza, tutta da dimostrare, che invece viene sbandierata da chi invoca una difesa sempre legittima e da una corsa alle armi indiscriminata. Eppure oggi sono gli antifascisti a pagare il conto e sono i migranti a venire criminalizzati. Vengo ora al cancello che vorrebbe separare Francesco dalla sua sposa povertà. Abbiamo sentito dichiarare che l'utilizzo dell'immagine di San Francesco di Giotto nella nostra locandina è inopportuno, blasfemo. Ebbene, a noi sembra inopportuno e blasfemo pensare di chiudere questo luogo con un cancello per allontanare ancora una volta e sempre di più i poveri da questa città, prostrata agli interessi e all'avidità di pochi. L'amministrazione comunale di Como, che dovrebbe rispondere al bisogno reale di riparo, accoglienza e assistenza, decide di blindare i luoghi in cui si rifugiano le persone fragili. Il comune di Como, che dovrebbe essere l'istituzione più vicina ai cittadini, deve esserlo per tutti, sia per coloro che qui sono nati, sia per coloro che hanno attraversato il deserto, i laghi libici e il mare per arrivare a Como. Un sindaco che propone di impedire alle persone di avere un riparo per la notte è qualcuno che usa la guerra ai poveri come carburante per ottenere consensi, ma che nulla altro ha da proporre per risolvere i problemi sociali della città. Spetta al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale il compito di agire per la coesione sociale e trasformare la nostra città, che è già multietnica, in multiculturale, assicurando a tutte e tutti quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Costituzione Italiana nata dalla Resistenza, creando quindi sicurezza con serena convivenza e confermando la natura delle popolazioni della nostra città di frontiera. Grazie.